Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me. E poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti, per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino. E stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà, affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Breve saggio sulla Divina Volontà, volume dodicesimo, 24 gennaio 1921. Nel mio volere c'è la forza creatrice. Da un solo fiat uscirono miliardi e miliardi di stelle. Dal fiat mihi della mia mamma uscì la redenzione. Dal fiat mihi della mia mamma, da cui la redenzione ebbe origine, escono miliardi e miliardi di atti di grazia.
che si comunicano alle anime. Questi atti di grazia sono più belli, più risplendenti, più multiformi delle stelle. Mentre le stelle sono fisse, non si moltiplicano, gli atti della grazia si moltiplicano all'infinito, in ogni istante corrono, allettano le creature, le felicitano e danno loro vita. Ah, se le creature potessero vedere il soprannaturale della grazia, sentirebbero tali armonie, vedrebbero tale spettacolo incantevole da credere che sia il loro paradiso. Ora anche il terzo Fiat deve correre insieme con gli altri due Fiat. Deve moltiplicarsi all'infinito e in ogni istante deve dare tanti atti per quanti atti di grazia si sprigionano dal mio seno, per quante stelle, per quante gocce d'acqua e per quante cose create sprigionò il Fiat della creazione. Deve confondersi insieme e dire: quanti atti siete voi, tanti atti ne faccio io. Questi tre fiat hanno lo stesso valore e potere. Tu scomparisci, è il fiat che agisce. E perciò anche tu, nel mio fiat onnipotente, puoi dire: voglio creare tanto amore, tante benedizioni, tante adorazioni, tanta gloria al mio Dio per supplire a tutti e a tutto. I tuoi atti riempiranno cielo e terra, si moltiplicheranno con gli atti della creazione e redenzione e se ne farà uno solo. Ora, 2 febbraio 1921, sempre volume 12. Parrà sorprendente a taluni tutto ciò, ed allora dovrebbero mettere in dubbio la mia potenza creatrice. E poi, quando sono io che voglio, che do questo potere, ogni dubbio cessa. Non sono io libero forse di fare ciò che voglio e di dare a chi voglio? Tu stessa sii attenta, io starò con te, ti adombrerò con la mia forza creatrice e compirò ciò che voglio su di te. Infine, sempre volume 12, 8 febbraio 1921. La creatura imperversa sempre più nel male, dice Gesù a Luisa. Quante macchine di rovina stanno preparando? Giungeranno a tanto da esaurire lo stesso male. Ma mentre essi si occuperanno nel far la loro via, io mi occuperò che il mio fiat voluntas tua abbia compimento ed esaudimento. Che la mia volontà regni sulla terra, ma in modo tutto nuovo. Mi occuperò a preparare l'era del terzo Fiat, in cui il mio amore sfoggerà in modo meraviglioso ed inaudito. Ah sì, voglio confondere tutto in amore, perciò voglio confondere l'uomo tutto in amore, perciò sii attenta. Ti voglio con me a preparare quest'era di amore celeste e divina, ed opereremo insieme. Stupendo questo testo, questi testi che abbiamo appena letto, che cadono nella memoria liturgica della Madonna Addolorata e soprattutto il primo capoverso che abbiamo ascoltato, la prima sezione, quando parla della moltiplicazione quasi infinita, ecco, degli atti di grazia che sgorgano dal Fiat Michi pronunciato dalla Divina Maria, Fiat Michi, secondo un verbum tuum da cui ebbe origine la redenzione, ci portano immediatamente ad esultare, a gioire. Ecco, oggi contempliamo la Divina Maria addolorata, corredentrice, satura di tutti i dolori e le sofferenze del mondo, saziata di amarezze, trafitta da una spada, desolata nel dolore, ma strettissimamente unita al Fiat. In quel momento, unica fra tutte le creature, stava cooperando con Gesù alla riconciliazione dell'umanità con Dio, ecco, a riportare gli assi trasversali della croce, una di traverso all'altra, quella orizzontale, simbolo della volontà umana, con quella della verticale, simbolo della volontà divina, in asse, ecco, le stava riconciliando, le stava riportando, le stava risovrapponendo e fondendole insieme. Perché una sola è la volontà che deve regnare, che è quella divina, e che è la nostra felicità.
Sono questi oceani misteri di grazia, dice Gesù. Quindi gli oceani e i misteri di grazia sono impercepibili ai sensi, non li possiamo vedere. Dice che se li potessimo percepire e vedere, penseremmo di stare veramente in paradiso in terra. Eppure così è. E bellissima anche l'immagine che fa Gesù, no? Mentre il Fiat creante ha sprigionato in un istante miliardi di stelle, miliardi di stelle, il Fiat Michi della Divina Maria ha cominciato, dal momento in cui fu pronunciato, a sprigionare atti di grazia più belli, più risplendenti e più multiformi delle stelle, ma moltiplicantisi all'infinito. Ha attivato un motore divino, un propulsore, ecco, di grazia, che da quel giorno benedetto, che speriamo tutti in paradiso di poter contemplare, sappiamo che la scena del Fiat Michi è in atto, ecco, nell'eternità di Dio, quindi è, se Dio volesse, in qualunque momento potrebbe farci vedere, come diceva Padre Pio, una parte del suo film, ecco, o leggere qualcosa del suo libro eterno, no? Quindi io personalmente vedere, ecco, proprio quella scena, e come scrive il grande San Bernardo, che oggi anche nella liturgia scrive delle pagine stupende sui dolori della Divina Maria, ecco, l'universo intero fisso, inginocchiato ai piedi della Madonna, attendendo il suo Fiat, perché da quel Fiat dipende tutto, no? E lei più divina che mai, più santa che mai, più bella che mai, più coraggiosa che mai, più innamorata che mai, più fusa con il Fiat che mai, lo pronuncia, no? Quelle parole, ecco, che di cui noi non ci rendiamo conto, la Madonna nei Vangeli parla pochissimo, ma basterebbe Fiat Michi secundum verbum tuum e Magnificat anima mea Dominum con il seguito per comprendere, se sapessimo penetrare e meditare bene tutti e due questi, che sono i primi due misteri del Santo Rosario, misteri gaudiosi, basterebbero questi a conoscere profondamente il cuore e l'anima di questa straordinaria creatura. La pioniera, la prima, e per questo l'imperatrice del Fiat divino. Tutti coloro che ne entreranno a far parte devono riconoscerla come tale e impareranno da lei a vivere nel Fiat divino. Ecco, dopo questo giustissimo panegirico, questa, direi, una sorta di apoteosi, di apologia delle grandezze del Fiat Michi, fonte della nostra felicità, allettano le creature, le felicitano e danno loro vita, dice Gesù, Gesù passa di nuovo a considerare il Fiat Sanctificat, dicendo delle cose molto belle e molto importanti, cioè che questo terzo Fiat corre insieme agli altri due, e qui ha considerato i primi due Fiat come sorgenti di moltiplicazioni, quindi una sorta di moltiplicatore keynesiano, ecco, mutuando, diciamo, un termine noto all'economia politica. Ecco, sono moltiplicatori, uno ne sprigiona infiniti, un atto sprigiona infiniti atti di grazia, cioè atti benefici, atti che ridondano a beneficio immenso, a gaudio e a grazia di tutte le creature, da un punto di vista oggettivo. Poi sappiamo, abbiamo già visto nelle altre meditazioni, che da un punto di vista soggettivo, il grado con cui le creature beneficiano di queste immense grazie è proporzionale allo stato interiore, no? Di ciascuno. Gesù, in una parte degli scritti di Luisa, fa l'esempio del sole, dice,
Come faccio a capire che si moltiplicano gli atti nel divin volere? Guarda il sole è uno, ma manda miliardi, ecco, di raggi che fanno effetti benefici, a tutte le forme e gradi di essere, alle piante mettono in moto il processo, mi ricordo come si chiama quello attraverso la cui la. C'è la clorofilla, insomma, che quindi hanno questo processo vitale, insomma, le fiamme, le piante che dipendono dalla luce del sole. E noi abbiamo la luce, il calore, i bioritmi, insomma, della natura, una serie infinita di cose, no? E è chiaro che se un essere umano si tappa dentro casa, neanche la vede la luce del sole, no? Quindi, però quella c'è e produce effetti benefici dovunque ci sia la disposizione ad accoglierla, no? Ecco, Gesù spiega che anche il fiat santificante deve moltiplicarsi all'infinito e in ogni istante per dare atti, per quanti atti di grazia si sprigionano nel mio seno. Cioè, entrare nel fiat santificante significa entrare in questo moto divino e redistribuire, rimoltiplicare a propria volta nel Fiat Supremo tutti gli atti benefici compiuti dal Fiat. E uno degli aspetti particolari è la moltiplicazione degli atti di amore, di adorazione, di benedizione a Dio, in modo tale che si supplisca a tutto ciò che manca, ed è veramente molto, da parte delle creature relativamente a questo. Quindi noi capiamo che la dinamica, la propulsione, ecco, che spinge l'anima anche a entrare nel regno del divin volere, è un'immensa carità. Cioè, nel divin volere desidera vivere chi ama veramente il Signore e anche chi ama soprannaturalmente il prossimo e desidera fare il massimo bene possibile che si possa fare al prossimo. E il massimo bene possibile che si possa fare al prossimo ce lo insegna la Madonna, cos'è? Metterlo in grazia di Dio, ottenere la salvezza dell'anima e sostituirsi a Lui nella riparazione dei peccati, come hanno fatto Gesù e Maria, no? Tutto questo è ciò che avviene compiendo gli atti nel divin volere, qualunque, anche minimo, perché ognuno di questi atti, partecipando della virtù del Fiat Supremo, ha la forza e la potenza di moltiplicare all'infinito gli atti stessi che compie. Gesù dice, ogni tanto c'è qualche persona che contatta anche il sottoscritto, e che dicono: ma queste cose sono troppo difficili. D'accordo? Non sono troppo difficili per chi ama e soprattutto per chi ha la pazienza, ecco, perché il primo passo dell'ingresso nel regno del Fiat Supremo è la conoscenza e la comprensione. È anche vero che questo è un dono, per cui il regno del Fiat Supremo, come sappiamo, va chiesto, va impetrato. La luce va chiesta, ecco, solo che bisogna sempre vedere se le nostre anime sono aperte alla verità oppure no. Noi non possiamo accostarci a questo mondo con lo spirito critico, ecco, perché lo spirito critico obnubila, ecco, la nostra capacità di comprensione. Noi dobbiamo accostarci a questo mondo con lo spirito estasiato e aperto, e quando c'è qualche difficoltà, non temere. Fa niente, non ho capito bene questa cosa. Non sarà la fine del mondo. Andiamo avanti. Con il tempo e anche con la pratica, tutto diventerà più chiaro. Gesù lo dice, parrà sorprendente a taluni ciò. Però se gli pare sorprendente, dovrebbero mettere in dubbio la mia potenza creatrice. Cioè, la divina volontà ci immette nel mondo e
nell'essere, nel vivere e nell'agire di Dio. Io capisco che noi non ci rendiamo conto, insomma, no? Perché se sapessimo chi è Dio, profondamente saremmo già felici. Però alcune cose fondamentali, tipo che a Dio basta volere per operare, tipo che Dio con un atto solo del suo volere può fare contestualmente infinite cose, perché ogni suo atto è eterno, immenso e infinito, questo noi lo sappiamo come conoscenza. Dalla teologia e dal catechismo anche spicciolo spicciolo, eh. Ecco perché a mio avviso è una grossa perdita. Sono state le scelte magari fatte un pochino frettolosamente, del contatto con il catechismo di San Pio X. Ecco perché quando nelle primissime pagine vengono spiegati gli attributi divini, soprattutto i quattro attributi divini, principali, che sono l'eternità, l'immensità, l'onniscienza e l'onnipotenza, uno, come dire, ha e anche l'essere perfettissimo, cosa significa, no? Uno certamente non ha la visione beatifica, quindi non ha quel godimento infinito che ci attende in paradiso e che dobbiamo sospendere e anelare, no? Però nella fede ha una conoscenza adeguata, insomma, di Dio, perché quando ti spiega che cosa è l'eternità, che cosa è l'immensità, uno lo capisce, insomma, no? Che Dio è immenso significa che è tutto e dappertutto. Si dice che la formuletta è presente in cielo, in terra e in ogni luogo. Allora, già questo, se io compio un atto divino, d'accordo? Nella divina volontà, quindi dico: vieni divina volontà nel battito delle mie ciglia, anche questo, capite? Cioè, la divina volontà, che è inerente, fa parte dell'essenza stessa della divinità, come la divinità partecipa dell'immensità, quindi è presente tutto e dappertutto, in cielo, in terra, in ogni luogo. San Tommaso dice: con la per presenza, potenza ed essenza. Ulteriormente specificando, ma non è tanto necessario approfondire anche questo punto, no? E quindi è chiaro che quest'atto raggiunge tutto quanto l'universo. Se io capisco che cos'è l'eternità, l'eternità vuol dire stare al di fuori del tempo, al di sopra del tempo, contenendolo tutto, quindi l'eternità contiene il tempo, capito? Per cui è evidente che scorrendo il tempo nell'eternità, un atto divino abbraccia tutti i tempi, d'accordo? Inevitabilmente, e raggiunge tutti i luoghi per l'eternità e l'immensità che sono caratteristiche proprie della divinità. Quindi capiamo anche la virtù moltiplicatrice di questi atti, no? Perché partecipano delle proprietà divine. E poi Gesù conclude con questa sorta di, oserei dire, insomma, quasi, sembra quasi una sorta di, come dire, ironia, non mi viene un altro termine, insomma, no, comunque quello che Gesù dice è: guarda, il mondo ne sta combinandoli tutti i colori e peggiorerà, d'accordo? Peggiorerà. 1921, se andiamo poco meno di un secolo dopo, abbiamo visto quanto è peggiorato il mondo, no? E quanto peggiora, insomma, ci sono certamente delle cose positive, ecco, non bisogna mai vedere il nero dappertutto, però ci sono anche delle situazioni molto molto preoccupanti, no? E non soltanto da un punto di vista di pericoli, di rumori, di guerre, di violenze, di scatenamenti come dire, della natura, del clima, ecco, terremoti, alluvioni, abbiamo sentito, insomma, gli eventi di cronaca in continuazione, insomma, attentati, ma anche da un punto di vista di corruzione, ecco, dell'uomo che continua a vomitare leggi e usi e costumi completamente distanti dal Vangelo.
e con la Chiesa che sta in situazione di difficoltà perché vede che la società si è completamente allontanata da Dio e quindi deve fare questa fatica enorme di interpretare e di incarnare l'amore di Dio che va in cerca di questa umanità perduta e al tempo stesso poi però deve sobbarcarsi della fatica di riprenderla da zero, quindi perché, e riformarla tutto da capo. Quindi è uno sforzo davvero immane, ecco, quello che c'è da compiere. Gesù dice, bene, stanno facendo questo, e io, mentre proprio stanno facendo questo, cioè mentre stanno andando verso il colmo del brutto, io invece preparo per l'umanità il colmo del bello. Mentre si occuperanno nel fare la loro via, io mi occuperò che il fiat voluntas tua abbia compimento, che la mia volontà regni sulla terra, ma in modo tutto nuovo, mi occuperò a preparare l'era del terzo fiat. Ecco qui. Parla di quest'era, in cui il mio amore sfoggerà in modo meraviglioso ed inaudito. Voglio confondere l'uomo tutto in amore, dicevo nei giorni passati, la divina volontà è rivelazione e manifestazione dell'amore di Dio, cioè sceglie di vivere nel divino volere chi sente di amare il Signore, chi vuole amarlo per tutti, ripararlo per tutti, glorificarlo per tutti, ma al tempo stesso chi accoglie il divino volere sentirà, vivrà questo mistero immenso dell'amore divino. Se ne sentirà circondato anche la croce è amore divino, anche la sofferenza è amore divino. Gesù non ci farebbe mai soffrire minimamente se non sapesse che questa sofferenza è bene ed è necessaria per noi. Mai. Questo nessuno abbia nessun dubbio. Ecco, per questo 1921 c'era la preparazione. A che punto staremo? Questa è una domanda che non lo sappiamo. A che punto staremo? Sappiamo però che si sta adesso, negli ultimi anni, questo è evidente, c'è un po' di fermento intorno alla Divina Volontà, ecco, con molti aspetti positivi e anche con qualche zona d'ombra. Quindi è indubbiamente positivo che la Divina Volontà sia conosciuta, non importa poi, come dice San Paolo, no? Ci sono inevitabilmente delle sbavature, dei piccoli problemi connessi, ne abbiamo parlato in qualche meditazione di questo qui, no? Però San Paolo dice, guarda, a me non mi importa niente, purché il nome di Cristo sia predicato e sia conosciuto, lo fanno per amore, lo fanno per rivalità, lo fanno perché vogliono sentirsi più bravi di me, non mi interessa, basta che il nome di Cristo sia predicato, no? Ecco. E in effetti, purché la divina volontà sia conosciuta, ecco, e non fa, cioè non è che non fa niente, si sopportano, si tollerano anche eventuali come dire, eventuali incidenti di percorso, ecco, eventuali a volte anche modi e forme molto umane, diciamo così, ecco, inserite nel diffondere o anche magari nel vivere, insomma, questo mondo, ma non fa niente, ecco. Cioè, non è che non fa niente, ma dobbiamo dire, andiamo avanti, perché comunque sia poi si troverà il modo per aggiustare, ma l'importante è che tutto questo sia conosciuto, sia spiegato, ecco, sia compreso e ci siano delle persone che comincino a viverlo. Perché è veramente altissima, come comprendiamo anche oggi, ecco, la posta in gioco.
Oh, Divina Maria, noi qui abbiamo visto oggi come il secondo Fiat tuo sia stato davvero il motore propulsore, ecco, che ha dato vita a questo sprigionarsi, a questo ritorno, ecco, a fiotti di grazia su tutta l'umanità. E questa è un'operazione che continua, è in atto costantemente, noi non ce ne accorgiamo purtroppo, e per questo purtroppo non possiamo. O non siamo in grado, ecco, di lodarti, di ringraziarti, di amarti come meriti. E in questo ti chiediamo, senza nulla di straordinario, senza voler uscire dall'orizzonte della fede, però di donarci appunto la grazia di poter sempre meglio penetrare queste verità, crederle, e quindi oltre che accoglierne, renderti anche l'amore, la gloria, il merito che a te solo spetta di tutto questo, ovviamente in quanto unita al Fiat supremo e al Fiat divino. Noi ti preghiamo per l'avvento di quest'era del terzo Fiat e ti preghiamo soprattutto, ecco, di donarci la grazia, le disposizioni, la ferma volontà, la costanza, la perseveranza, l'impegno dell'attenzione per poter essere membri, figli, attori di quest'era del terzo Fiat, perché possa anzitutto entrare in noi e, se questo la Divina Provvidenza risponde, attraverso il nostro esempio e anche attraverso la nostra umile, pacata, discreta, ecco, rispettosa, se vogliamo, anche parola, essere condiviso, raggiungere quanti più uomini possibile nella certezza che questo è il massimo dono che possiamo fare a tutti quanti i nostri fratelli, ed è anche la massima gioia, osiamo dire, diciamo il vero, che si possa dare al Creatore, che gode nel vedere nella creatura ripristinato il progetto e il dono che gli aveva dato nello stato di giustizia originale. Penso che l'immagine del moltiplicatore e anche questo slogan, l'era del terzo Fiat, possano essere due importanti strumenti di aiuto per mantenere nel nostro cuore il contenuto e i frutti della meditazione di oggi. Adveniat regnum tuum, adveniat regnum Mariae. 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 Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti voglio benedire con la stessa benedizione con cui Gesù benedisse la sua Madre Santissima prima di iniziare la sua passione. Quindi, per mezzo intercessione della Beata e Semprevergine Maria, Madre Regina della Divina Volontà, ti benedico per imprimere in te il triplice suggello delle tre divine persone, affinché tu risorga dal tuo decadimento per vivere nel Divino Volere. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave Maria.